pena non è una cosa così astratta, contiene una messaggistica, una simbologia e tanti segni che sono importanti. La pizza è nel vestidil abbiamo la pizza dal velù, chiamata la pizza dal velluto, che la portavano tutti i giorni e lì mettevano su appunto dei ricamini che messaggiavano anche la situazione della persona. Ad esempio, una donna che rimaneva vedova portava la pettorina a lutto, quindi era completamente nera. Oppure sulla pettorina dal velù, quella da Tucidi la chiamavano, la pettorina che mettevano tutti i giorni, lì mettevano su una banda nera se erano intenzionati a risposarsi, se una rimaneva vedova, mettevano su qualche fiorellino o un uccellino per far vedere che non avevano più compagno ed erano disponibili a risposarsi. Questo è uno dei messaggi che davano. In cima a quella del vestidel mettevano i tre marei. Erano delle piccole medagliette in latta, perché non è che corrispondevano ai figli che avevano. Man mano che nasceva un nuovo figlio, aggiungevano un nuovo tremarul in alto alla pettorina. Poi invece, entrando nel campo delle pettorine proprio tipiche per il Morel, che poi però anche queste qui, queste erano quelle da Tucidi, le pettorine che mettevano tutti i giorni. Poi però c'erano le pettorine che mettevano anche belle col vestidel, perché anche nel giorno di festa mettevano le pettorine belle. Allora qui abbiamo ancora un altro discorso. Generalmente per la sposa erano bianche, era la pettorina bianca, però anche lì sceglievano, la facevano anche rossa a volte, perché il rosso è il colore simbolo dell'amore. E quindi erano un po' così, sceglievano un pochino. Comunque bianca, e sul ricamo c'era appunto i simboli, c'erano i simboli del matrimonio. Quindi la sposa faceva o il nido con le uova e gli uccellini, o la rosa, o le spighe, aggiunto alla rosa le spighe, simbolo di fecondità. In quei tempi lì si facevano questi soggetti, però poi, venendo avanti nel tempo, abbiamo un pochino modificato, modernizzato i disegni, abbiamo aggiunto i fiori alpini, c'è stato chi ha aggiunto il giglio selvatico, quello che noi chiamiamo Olgal, però tutti con dei segni inerenti alla situazione della persona. Per esempio, il giglio selvatico messo su un ciocco, un shock, ecco, il shock era simbolo di la partenza di una famiglia, di una, ecco, c'era questa attenzione di fare il disegno inerente alla situazione del momento della persona. Oltre a questo c'era il colore del tessuto della seta, che veniva fatta anche da usare nei periodi liturgici. Allora, quando in chiesa il periodo liturgico metteva i paramenti rossi, le donne mettevano la pettorina a fondo rosso. Queste cose qua però non erano comunque obbligatorie, cioè era la fantasia, la creatività delle persone che faceva questo discorso. C'è una signora a Premana ancora oggi, che forse è l'unica, che mette ancora il cordone. Io noto che ad esempio nel periodo di Quaresima lei mette il mocarol d'aspal con i fiori viola, ecco, di sua spontanea volontà, cioè legandosi a queste cose, a queste tradizioni.
quelle elementari da mettere tutti i giorni, ognuna si ricamava un po' le sue. E abbiamo visto che anche, per esempio, si adattavano a farle usando magari dei pezzi di tessuto damascato per fare del damasco, del pezzetto di damasco, una pezza, una pettorina, che però non era ricamata. Cioè l'importante era fare la pettorina con su il simbolo e ognuno si arrangiava come poteva. Poi, per esempio, se le tramandavano. Io mi ricordo che mia suocera, quando si è sposata, mi dicevano che gliel'avevano l'aveva ereditata la pettorina, non l'aveva fatta fare lei. Quindi quelle, le pettorine belle da sposa fatte, non erano lavorate, ognuno lavorava la sua. C'erano delle persone che le facevano, vedi, nel mio caso, e oppure le mandavano negli istituti monastici, le suore. Ce ne sono di esemplari che sono stati fatti nei conventi, che sono molto belli. Io, per esempio, ho trasportato la pettorina, perché io faccio anche il trasporto, ho trasportato la pettorina di mia nonna, che ha più di 100 anni, fatta tutta in oro, e quella non è stata fatta a Premana, è stata fatta in un monastero, è stata fatta in un convento, non so dove. Quindi non è che facessero personalmente, chi lo sapeva fare se lo faceva, però la pettorina bella, diciamo, la facevano ricamare a chi lo sapeva fare meglio, ecco.